Questa è l'offerta formativa dell'Istituto Santissima Annunziata di Rivarolo Canavese, che in questi giorni aprirà le porte alle persone per far conoscere quindi che cosa può offrire in tutte le età scolastiche. Sì, l'Istituto Santissima Annunziata prevede una novità per il prossimo anno scolastico, quindi per quanto riguarda l'anno scolastico 2025-2026, in quanto è stato dato avvio a questo nuovo progetto del Liceo delle Scienze Umane con curvatura sportiva. Quindi previsto sempre l'articolazione in due opzioni, l'opzione economico-sociale e l'opzione psicopedagogica, con in più questo potenziamento sportivo. Si tratta di una novità sul territorio canavesano, perché è vero che anche altre realtà un po' più distanti prevedono questo potenziamento, questa curvatura sportiva, però appunto il nostro rimane un liceo delle scienze umane, dove quindi viene dato spazio soprattutto alle materie umanistiche, con questo in più questa curvatura sportiva che fa parte di un progetto dove si è voluto dare importanza a valorizzare lo sport, soprattutto di questi tempi. E ci terrei a precisare che il progetto prevede la valorizzazione dello sport, inteso come non creare in sostanza quello che potrebbe essere nuovi atleti, poi per carità, se ci sono ben venga, ma valorizzare anche tutte le professioni che ruotano attorno al mondo dello sport e di conseguenza valorizzare campi che prevedono sempre molta più domanda dal punto di vista lavorativo. Infatti saranno diversi gli sbocchi lavorativi proprio anche dopo al conseguimento del diploma. Quindi le famiglie potranno comunque parlarne e conoscere questa attività che partirà il prossimo anno, quindi questa curvatura sportiva del liceo umanistico, nelle giornate di porte aperte dell'istituto. Sì, esatto, sono state organizzate degli open day per appunto far conoscere alle famiglie questa nuova offerta formativa. Queste giornate partiranno già dal domani 16 novembre dalle ore 9 alle ore 13, poi sono in calendario altre giornate, tra cui anche due appuntamenti in settimana, il 21 novembre e il 5 di dicembre, che sono due giovedì dalle ore 17 alle ore 19. In queste occasioni verranno organizzati dei laboratori, in modo particolare domani avremo un laboratorio sportivo che verrà poi ripetuta l'esperienza nella giornata di gennaio, e nelle altre giornate invece avremo altri laboratori relativi alle materie di indirizzo del nostro liceo. Quindi nella giornata del 30 di novembre saranno organizzati dei laboratori di scienze umane e di diritto, così come anche per le giornate poi della giornata del 14 di dicembre. Quindi invitiamo tutte le famiglie a venirci a trovare e possono reperire le nostre informazioni sul sito e se vogliono possono anche prenotare in maniera tale da essere seguiti in maniera più accurata dai docenti. Ci terrei a evidenziare che la nostra scuola è un fiore all'occhiello per creare un ambiente accogliente per gli studenti. Infatti le nostre classi non sono classi sovraffollate, ma si tratta di classi da 15-16 studenti, e di conseguenza anche il rapporto tra studente e docente è ovviamente molto più accurato rispetto a tante altre realtà che invece, come sappiamo, presentano numeri di sovraffollamento delle classi. Qual è il motto dell'istituto? Il motto della scuola è crescere nella scuola. Crescere nella scuola perché crediamo nell'educatività. La nostra offerta formativa parte dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, quindi quello che noi proponiamo è di seguire fondamentalmente la vita dei vostri figli. L'offerta formativa è connotata anche da una curvatura linguistica. Good morning, sì esatto, io sono l'insegnante madrelingua, copro tutto l'istituto, sono qua da 10 anni.
Comincio veramente con i bambini più piccoli, a 2 anni alla scuola dell'infanzia, e li accompagno proprio fino alla maturità, quindi a 19 anni, quindi vedo proprio tutti. Diciamo, per noi l'inglese è sempre stato molto importante, perché come sappiamo tutti è una lingua internazionale, ormai le conoscenze richieste sono ampie dall'università, sul posto di lavoro. Quindi ovviamente in ogni ordine facciamo delle cose diverse, diciamo all'infanzia più sotto forma di gioco, canzoncine, alla primaria più o meno le stesse cose, facciamo una recita tutti gli anni in cui facciamo le canzoni in inglese, spesso organizziamo il corso di certificazione per Cambridge. La nostra scuola anche è ufficialmente riconosciuta come centro di preparazione sia per gli esami Cambridge che per gli esami Trinity. Le medie continuiamo, fanno 4 ore di inglese alla settimana, tra cui 1 ora con me in cui facciamo più conversazione. E sempre sì, questa cosa continua al liceo, dove c'è la possibilità di preparare il certificato FIRST, che è quello spesso chiesto appunto dall'università sul posto di lavoro.